Ok, non ho idea di come sto perché non mi vedo visto che l'ho girato. Ma tanto perché porto le cuffie che non mi servono? E niente, volevo rendervi partecipi di un momento per me estremamente importante. Come potete vedere, ho qui la tesserina 220. Ma è a fuoco almeno il video? Boh, non so. Sono ricaricato 20 euro sul mio portafoglio di Steam, in cui ho questa cifra spropositata che non è a fuoco manco per il cazzo. Oh, ecco, ora è fuoco. No, ecco. Questa cifra spropositata qua. Perché è giunto il giorno. Oh, sì. Data di disponibilità 12 aprile. Questo gioco sarà sbloccato circa 12 ore. Ebbene sì, si vede un cazzo questa luminosità. Dark Souls 3. Ci siamo. In diretta, guarda, lo voglio condividere con voi in diretta. Allora, preacquista Dark Souls 3, c'è cioè addirittura uno scontino, ino, prende su un colpo, aggiunge il carrello. È un dono, non credo proprio che sia un dono. Quindi acquisto per me. Elaborazione. Elabora. Ok, mio portafoglio di Steam. Accetto. Sto tenendo il cellulare con la destra e il mouse con la sinistra e sto scomodissimo, pure io furbo. Acquisto. Diamo i soldi che volano via, eccoli qua. Grazie per l'acquisto. Ora, andiamo nella mia libreria di Steam, dove vediamo Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. E lo posso già pre-scaricare. Così, questa notte a mezzanotte è pronto. Quindi pre-scarica. Oh, su. Volete che sia 18 giga quando ho un hard disk esterno da 87 tera? Cioè, sì, da 87 tera. Sto sclerando di brutto. Cioè, 87 giga liberi su un hard disk da 1 tera. Avanti. Torniamo a impugnare il cellulare in maniera corretta. Ed eccolo qua. Cosa? Ah, ecco. 10 ore, 9 ore, 8 ore, circa 5 ore ci dovrei mettere. Tanto oggi sono fuori tutto il giorno e poi me lo sblocca stanotte a mezzanotte. Dark Souls 3. Che goduria.